Carlo Cottarelli, il ministro Gualtieri lo ha annunciato, taglieremo le tasse sul lavoro. In attesa di vedere il provvedimento, il decreto agosto prevede una decontribuzione di tutti i lavoratori del sud, dall'Umbria in giù. È un provvedimento che può servire a quella ripresa di cui vedevamo i bagliori nei dati dell'Istat? Ma secondo me non è il modo migliore per aiutare il sud. Perché si dice che è necessario questa detassazione? Perché per creare posti di lavoro. I posti di lavoro non si creano perché la produttività al sud è più bassa. Allora la cosa da fare è cercare di rimuovere quegli impedimenti che riducono la produttività al sud. Se servono più infrastrutture pubbliche, facciamo più infrastrutture pubbliche. Se serve far funzionare meglio gli uffici pubblici, facciamoli funzionare meglio. Se serve fare una lotta alla criminalità, facciamo una lotta alla criminalità. Quindi quello è il motivo, non si rimuove il motivo fondamentale per cui la produttività è più bassa al sud. Professore, a proposito di infrastrutture, si è fatto un gran parlare di un collegamento Calabria-Sicilia, non più con un ponte ma con un tunnel. Le grandi opere, le grandissime opere, io non ce l'ho niente in contrario contro le grandi opere, però credo che l'urgenza sia nelle piccole opere in Italia. Mettiamo a posto le reti ferroviarie locali, che sono quelle che i pendolari usano tutti i giorni, gli autobus che non funzionano e che magari vanno in fiamme, cerchiamo di evitare queste cose, i passaggi a livello che non si chiudono. Per me quella è la priorità. Grazie a Carlo Cottarelli, come sempre chiarissimo.